nessuno si è accorto di te. Tu stai sciupando il tuo tempo così, ma quando il giorno tutto giusto verrà, vedrai le cose intorno diventare oro. Mai rinunciare a volere di più, anche se il mondo ben poco ti dà, ma quando il giorno tutto giusto si è accorto di te. Ti sembra inutile vivere, ma quando il tuo giorno finalmente verrà, tutto cambierà per supponevo, l'appartamento rimane vuoto dalle 7 di sera alle 2 del mattino. Buonasera, mademoiselle Claudine, sempre puntuale come un orologio. Non vede il segno del destino in questi nostri incontri quotidiani? Ma io ci vedo solo un identico orario di lavoro. Eh già, io il giornale, lei il night, due mondi, due latitudini. Tanto lontane, tuttavia, si sfiorano. Vanno sotto braccio. Claudine, quando si deciderà a venire a pranzo da me? E lei quando mi farà pubblicare una foto sul suo giornale? Lo farei volentieri, Claudine. Gliel'ho già detto, appena mi avranno assegnato la rubrica mondana. Per ora devo occuparmi di politica. Non ha importanza, non ho premura. Aspetterò. Posso accompagnarla? Alla macchina? No, la Vespa. Sai, il traffico cittadino. Non dovrebbe essere difficile introdursi nella banca attraverso il soffitto. Basterà praticare il buco nel punto giusto e esattamente in corrispondenza della camera blindata. A localizzare la posizione ci penserà Geiger. In materia di rilevamenti è un vero esperto. Quando informa non sgarra di 1 millimetro. Ricordo che allora... Si hanno notizie di questo tale? Lo abbiamo già convocato, professore. Agiremo la sera di venerdì, in modo che fino a lunedì successivo nessuno scoprirà nulla. Mi sembra che sia un piano perfetto. Dalle nostre parti niente lasciato al caso, Miss Ursula. L'uomo va sempre tenuto sotto sorveglianza. 3 cinzane e un'aranciata, 2500 lire, grazie. Quando? 2500, grazie. Tenga il resto. Grazie signore, buonasera. Andiamo? Buonasera. Signora, buonasera, arrivederci. Domani. Qualcuno? Cameriere? Troppo tardi, ma per favore. A cercare di me tornerà. Dopo desidera. Affrontare. Quante? Il conto? Sì, subito. La ragione che non c'è. Vorrei pagare. La bellezza non paga il sabato. Grazie. Spero di poter ricambiare. Però oggi è venerdì. Cameriere, una sedia. Da prima non mi crederà. Perdone, signora. Va bene adesso? Carlo, cosa hai combinato? E che ne so, non l'ho mica fatto apposta. Potevi prendere quella lì, no? Non l'ho vista. Ma vai, ci penso io. Sì, scusi. Scusi tanto, provvedo subito. Sì, scuso. Vai! Cameriere, arrivo. Adesso te, ma odio quello che farò domani. Questo proprio non ci voleva, il tuo impegno era per le 7, dalle 7 in poi. No, voi avete stabilito il giorno, non l'ora. Io questa sera alle 7 devo volare a Marsiglia. Potresti partire domani, Geiger. Ah no, impossibile, cara. D'altronde, in mezz'ora sono capace di localizzare la cassaforte e con uno sbaglio al massimo di 4 o 5 centimetri. Ma l'appartamento non sarà a disposizione fino alle 7. Beh, allora rimandate, che cosa vi devo dire io? Questo è impossibile. Prendete un tecnico del luogo. Ah, non è prudente. No, non posso assolutamente rimandare la partenza. Pagatemi il disturbo e lasciatemi andare a Marsiglia, dove ho affari molto più importanti. A noi non interessano affatto i tuoi affari di Marsiglia. Interessano a me. Un momento. Forse si potrebbe anticipare. Ma il nostro uomo esce alle 7. Appunto. Appunto. Chi è? Arrivo. Salve. Eh? Non mi chiede come mai da queste parti? Ah sì, come mai da queste parti? Stava dormendo. Oh, no, un leggero dormiveglia, quasi una meditazione. Disturbo? Ma per carità, la mia casa è la sua. Carino qui. Come mi piace tutto questo. C'è un po' di disordine, veramente. Oh, detesto la precisione. Davvero? È indice di mediocrità. Nel disordine c'è sempre un po' di genio e sregolatezza. E tutto quello che si trova in questa casa denota una personalità artistica. Che occhio! Vive solo? Assolutamente. Che fa, chiude la tenda? È più intimo. Stia fermo, la prego. Non è venuta per ricambiare? Eh? Ancora non ci conosciamo. È vero, permette, Carlo Barazzetti. E lei? Ursula. Ursula, che nome affascinante, travolgente, eccitante. Stia calmo, Carlo, stia calmo. È impossibile. La sua vicinanza mi mette la febbre addosso. Io scotto, sente come scotto. E lei, Ursula, mi faccia sentire se scotta. Oh. No, la prego. Mi parli un po' di lei. E va bene. Nacqui da bambino, nel lontano 1937, da famiglia modesta, ma onorata. Non così. Raggio 33. Raggio 33. Siamo sulla camera del direttore. Come mi trova? Male, molto male. Lo sapevo. Scusa, stai esagerando. Io? Va bene, tesoro, scusami, ricominciamo tutto da capo. No, facciamo un po' di musica, per favore, un po' di musica. Din, din, din. Sì. Metto un disco. Adesso vi porto sopra la camera blindata, eh? Ecco. Questo credo che vada bene. Ursula. Amore mio! No, no. Io mica sono uno che si affitta, sai. Poi dici che sono esagerato, figurati. Io nelle mie cose sono così preciso, tutto romantico. No. Il fidanzamento può aver luogo, però facendo le cose per benino. Un po' di romanticismo, che diamine. L'hai pure spettinato. Dunque, io mi avvicino lentamente, ma con decisione. Carezzo la tua bella chioma bionda, poi ti adagio lentamente, come una piuma. Ti guardo fisso negli occhi meravigliosi e poi... Ursula, rimembri ancora il tempo di tua vita mortale, quando beltà splende a... Negli occhi tuoi ridenti e fugitivi, e tu liete... Mi dispiace... Che dice? Shhh, è tardi. Ursula, ti prego, conteniamo i nostri istinti entro un limite di normalità. Ma certo. Oh, my darling. Ma scusami, il calzino. Sai, un reumatismo articolare. No, aspetta. Chiediamo qualcosa al bar? Che vuoi bere? No. Baciami. Nuovo? Sì, ti prego ancora. Ursula, ammaliatrice. I tuoi baci mi tolgono il respiro. Non capisco più niente, Ursula. Mi senti stravolto. Calmati. Sì, ma mi sembra tutto così strano. Così irreale. Non avrei mai immaginato che tu... Sta zitta e baciami. Sembra quasi che tu non voglia i miei baci. Ma cosa dici, Ursula? My darling, cosa dici? Ma sai cos'è? Mi sento imbarazzato. Ho l'impressione di essere spiato. Come se ci fosse tanta gente. Non so spiegarmi. Come se ci baciassimo alla stazione. Ma che idea, Carlo, calmati. Chiudi gli occhi, ti prego. Ti sarà più facile sognare. Sognare di me, di te, insieme. Ma perché sognare? Ora che abbiamo la realtà a portata di mano. Non insistere, sogna con me su questa dolce melodia. Pianissimo, te lo dico, pianissimo. Ursula, mi fai venire il mal di mare. Mi gira la testa, si muove tutto. Mi sembra di navigare. Chiudi gli occhi e sogna. Sì. Sogna? Sì, sogno. Amore, mi sembra di stare su una nave. Mi sento Ulisse. Oh, sento il canto delle sirene. Oh, legatemi all'albero maestro. Non voglio sentire le sirene. Legatemi. E se io sono Ulisse, tu chi sei? Penelope. Ma Penelope tesse e tu non tessi. Allora chi sei? Sei Circe, la maga Circe. Ora sogna, Ulisse. Circe, dove sono i miei amici? Li ha fatti diventare tutti porcellini, eh? Monella! Ma io non voglio diventare un porcellino, no? Io voglio essere il tuo eroe. Sì, il tuo Ulisse. Ecco, bravo, così. Sei il mio eroe. Vedi, io non ho mai amato, ma sento che questo è amore. Sì, è amore. Oh, ti amo, Ursula. Ti amo. Fortissimo, te lo dico, fortissimo. Aiuto! Porco! Ricominciamo, cosa ti prende? Tutti così gli uomini, un branco di porci. Io non ci capisco più niente, sai. Prima baci e poi meni. Ma più che l'amore, che cosa vuoi? Dimentichiamo il passato. Eh sì, dimentichiamo. Ursula. Porco! Circe! Forse mi ama. Questo che cos'è? Cemento a presa rapidissima. Quando saremo risaliti, chiuderemo il buco e sotto non si accorgeranno di nulla fino a lunedì. Adesso possiamo scendere. Ci sono. Fitte la cassaforte, io ho un altro lavoretto da fare. Un segreto? Ho accettato di organizzare questo colpo a patto che non avreste fatto domande. E noi non ne facciamo, vero? D'accordo. Andiamo al lavoro. Abbiamo tutto il tempo. Il nostro uomo non tornerà a casa prima di 4-5 ore. Un po' di panna sull'ice cream. Senza dubbio. Oh, pardon signore, errore di manovra, rimedio subito. Ma scusi, non l'ho fatta apposta, rimedio subito io, faccio tutto io, non si preoccupi, stia tranquillo, non è successo niente, gli occhiali sono appannati, li pulisco io, lasci pure a me, guardi, scusi signora, non è successo niente, non è successo niente, ecco, vede, la panna non voleva uscire dal sifone, io l'ho agitato così, allora... Non è successo niente! Basta, maledetto! Io la rovino! Faccio chiudere il locale! È successo qualcosa? No, niente, era la panna che non voleva uscire dal sifone, io l'ho agitato così! Ma io è colpa mia! Vai via! È colpa di questi signori! Sei licenziato! Via! È vero signora? Vai via! Via! In questa fuori dai piedi! Perché che ho fatto? Ho detto vattene! Signora che ho fatto? Via ho detto! Ho capito! Via! Scusi, signori, i nostri servizi sono a loro completa disposizione. Sì, ma è inutile! Sei sempre il solito spergacciato! Ne hai per molto, Sfinge? Se aspetti che ti risponda. Dai, sbrigati. Il profumo delle casseforti mi mette appetito. E c'è? Niente, professore. Perfetto! Dove sono? E voi chi siete? Scassinatori! Ursula! Ursula! E tu che fai qua? Ah, ho capito tutto. Eri venuta a cercarmi, mi hai trovato? No, perché non c'ero, eh già! E questa che è? La banca? Mamma mia, quanti soldi! E tu chi sei? Un brutto nano! Ah, ho capito tutto. Hanno fatto il buco in casa mia e ti hanno preso prigioniera. Meno male che sono arrivata in tempo, Ursula. Io ti salverò, in guardia. Oh. Andiamo! Prendete i dollari e filiamo. Ci ha fatto perdere già troppo tempo. È tanto importante. Molto più importante dei tuoi dollari, ragazza mia. è il campione di una nuovissima lega di metallo destinato alle testate atomiche e alle astronavi. Un pericoloso Grisby. Già, avrò dietro tutti gli agenti segreti di mezzo mondo. Permette, Carlo Barazzetti, piacere. Oh. Riuscirà a cavarsela da solo? Sono vecchio del mestiere. Adesso per essere agente segreto basta avere qualche 0 e qualche 7. Quando ho iniziato io l'attività erano altri numeri che bisognava fare. Ma allora anche tu fai parte della banda? Certo! Ragazzi, andiamo, ordine, calma! E tu non fare scherzi. Perfetto, fantastico. Non si vede assolutamente nulla. Magnifico, professore. Di quello che ne facciamo? Era scritto che la sua giovane esistenza dovesse finire in una calda notte d'estate alle 0:27 precise. Giusto, professore. Purtroppo non abbiamo alternative. D'altra parte, Scapolo non ha parenti né amici. Nessuno verrà a cercarlo prima di lunedì. Certo, quando scopriranno il colpo, scopriranno anche il suo cadavere. Suonano! Visto che insistono, potrebbe essere un telegramma. Mi apra, la prego, altrimenti sveglieremo tutto il palazzo. Devo parlare con il signor Carlo. Buonasera, signor Carlo. Buonasera. Potrei parlare un attimo con lei? A disposizione. Ai. Beh, veramente sono un po' occupato, però non se ne vada. Cioè, insomma... Sa che ho litigato con quell'arpia della padrona di casa? Pensi che ha dato via la mia camera perché non ho voluto pagare l'affitto doppio? Quella ladra, ma le ho sbattuto la porta in faccia, eh? Brava, i ladri si meritano questo ed altro. Non è vero? Volevo chiederle di passare la notte qui da lei. Deve ancora giocare molto? No, roba da poco. Non è vero, amici? Ne abbiamo ancora per molto. Moltissimo. Pazienza. Aspetterò. Allora. Cipi. Cip. Quante carte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Quante carte? La donna. La donna veramente non si potrebbe, comunque gliela cerco. E di cuori le piace? Lei ha bussato, allora vinco io. Beh? Ah, anzi, sa cosa faccio? Vado di là e comincio a sistemarmi, eh? Carlo, allora, mi hai fatto venire qui per vederti giocare a poker. Eh? Ti ho fatta venire io? Ma gli amici col poker insistono. Lo sai che sono stanca di aspettare. Ma io... ho capito tutto. La valigia venga a prenderla domani. Buonasera. Porco! Ah. Distinguo. Ma professore! Per l'acquisto abbiamo fatto un piccolo ritardo nella partenza per l'aldilà. Idiota, non capisci che quella donna ha mandato tutto a monte? Ah sì? Dica, professore, dica. Tornando domattina quella troverà il cadavere. Giusto, giustissimo, mai lasciare cadaveri sparsi per la casa. Piuttosto io avrei un'idea. Ognuno per i fatti propri, amici come prima, eh? Non c'è che una soluzione. Questo individuo dobbiamo tirarcelo dietro. Anzi, dovete. Perché a questo punto le nostre strade si dividono. Voi avete avuto il vostro e io il mio, d'accordo? Un momento, professore, un momento. Io non posso mica muovermi, ho i piedi cementati sul posto. Non c'è niente che ti possa salvare. Ah, no? Una volta oltre frontiera, zac! E fate in modo che di lui non rimanga nessuna traccia. Professore? Ma che zac e zac! E io da qui non mi muovo, voglio proprio vedere chi mi sposta. Ci penso io. Eh? Sta buono tu. Buono, eh? Buono. Ah! Ammazza. Piano. Dove vai tu? Scherzavo. Aiuto! Signorine, sto parlando con Barcellona. Pronto? Ah, Marco. D'accordo, professore. Io provvederò a fare rilevare tu da Ivan con aereo e poi aspetta voi qui. Da svidegna. Scommetterei che questa carretta non si mette neppure in moto. Si è messa in moto. Avanti, dai! Ma allora? Allora guida. Attento! È una macchina, l'ho vista. Il freno! Ah! Come facciamo? Se l'ho fatta funzionare. improvviso doveva capitare. Il furgone! Furgone! Aiuto! Ah! E che facciamo adesso? Non lo so! Ah! E non strillate, se no mi confondo! Io lascio il volante! No! Non voglio più guidare! No! Vabbè, allora scendi. Fermo, sei pazzo! Attento, c'è un funerale! Condoglianze, che ci posso fare? Fermo! La curva! Tutto sorride! Mosi! Lassù c'è una salita! Adesso si ferma! Adesso ci fermiamo! E che? Oh! Attento alla buca! Poteva andar peggio, no? Avete avuto paura, pipponi? Cerchiamo d'uscire. Stiamo scivolando fuori. Eh? Andiamo indietro. Questo non ci voleva. Giorgio, Kowalski, la valigia. Aiuto! Professore, aiutatemi. Che è successo? Chi è il professore? Venga. Dove sono? Su. Come sta, professore? Presto, devo andare laggiù, sì. Vicino al bosco. C'è un aereo che mi aspetta. Un aereo farà comodo anche a noi. Bene, presto, muoviamoci. Andiamo. Stavo facendo due passi. Sì. Sbrigatevi voi! Piano, professore. Ma guarda come guidano. Che c'è, Stenifer? Non avete visto quel groviglio? Mi è parsa l'auto del professore. Andiamo a dare un'occhiata. Certo. Sparano! Sparano! Dove sono Sfinge e Kowalski? E che ne so, io li ho visti cadere, forse sono morti. Morti? Bene, divideremo il bottino con le vedove. Andiamocene in fretta! Sì. Vieni! Ma dove andiamo? Dove mi portate? Presto, professore, dall'auto ho visto una macchina che mi seguiva. Quel maledetto Stenifer! Io non voglio prendere l'aereo, vi seguo in treno, eh? Non sento niente, io... Corriamoci, non c'è un minuto da perdere! Questo è morto! È morto! Presto, a terra! Maledetti piedi piatti! Non è la polizia non spara mai per prima! Ma ci ammazzano tutti! Non mi avranno questi farabutti! Mascalzone delinquenti che credono di essere! Ma che fa? Si muove! Se ne vanno! Il professore ci lascia a terra, ma è impazzito! Bene! Come bene? Lei sa pilotare? No, ma l'ho visto fare tante volte! E che dice bene allora? Mamma mia! Prendi la cloche! No! Quella! Questa! Ah. Ci è scappato! Bisogna avvisare il colombiano, andiamo! Ma se ne vanno. E la valigia è rimasta sull'aereo. Beh, che aspettiamo? In qualche modo bisogna recuperare quei dollari. Professore, io non so pilotare. Lei d'aereo non ne capisce niente. La terra sta là sotto, mi dice dove andiamo a finire, professore. Calma, manteniamo la calma. Sì, calma. Vorrei vedere lei con quest'affare in mano. Poi uno si confonde con tutte ste cose. Professore, non riesco a star dritto. La croce mi sta tirando. Mi tira, mi tira. Mi ritira! Mi ritira! Anche trovare la bussola! Almeno ci avessero messo il volante. Mamma mia, come siamo alti! A quanti metri saremo? 5.000? 10.000? Io non sono mai stato così alto. Mi gira la testa! La testa! Hanno capovolto l'aereo! Ma che è stato lei? Non tocchi niente! Perché sei stato tu, idiota! Io? Prova con la pedaliera, la dritta! La pedaliera, la pedaliera! Qui non c'è nemmeno il freno, tutto il sangue in testa! Aiuto! Così va meglio! Sì! Mamma mia, mi fa morire lei! Ha visto come tengo in pugno l'aereo, professore? Bene, adesso dobbiamo mantenere la rotta, eh? Dobbiamo mantenere la rotta. È una parola. Ovest, nord, ovest. Ed ovest, a destra o a sinistra? A sinistra. Non ce la faccio più, mi sento tutto anchilosato. Manca ancora molto? Se la rotta è giusta, quella dovrebbe essere la Spagna. Eh? La Spagna? Ma non ho nemmeno il passaporto! Il motore tossisce! Io mi sento male, figurati! Stiamo per finire il carburante! Ecco. Bisogna atterrare! E adesso ci divertiamo! Very urgent! Yes, yes! Very urgent! My wife... Espera pequeño, mia moglie, espera bambino, chiedo un doctor. My coach, mia macchina in panne. Just moment, doctor, comprendido, doctor. Muchas gracias. I feel terrible, dear. The baby cow. Oh, dear, stay calm. The doctor will be here any moment. Oh, dear. Oh, dear. Look, look. Oh, look, dear. Wonderful service. The doctor's arrived in an aeroplane. Very formidable. In 2 minutes he's coming. Terra, terra. Professore, c'è una macchina laggiù. Vado a chiedere un passaggio, eh? Sì, fai, fai. Ehi! Oh, the doctor, pure qua questo. Scusi, per favore. My wife espera un baby. Cosa? My wife, baby. Sempre puntuale, professore. Tutto bene? Per moto ti tiri, Marco, per moto ti tiri. Io ho visto aerei in lontananza e sono corso. Ti spiegherò più tardi. Tutto sistemato qua. Io ho già preso contatto con agenti, ma c'è piccolo intoppo. Cioè? Ho dovuto cambiare albergo. Al Majestic, visto il colombiano molto dritto. Io crede che lui mi ha riconosciuto. Brutto affare, dobbiamo concludere al più presto. Ma che vuoi? Non ti capisco. Che pechegno, che baby, che vuoi? No, my wife, spera un baby. Ma che? You are dottore. Ma che dottore? Non hai capito niente, volevo solo un passaggio. Professore, per piacere, venga a dire a sto matto che io non sono una levatrice. Andiamo. Da. Oh, un momento, ci sono anch'io! Come here! Ti do un cazzotto, sai! Doctor! Professore! Dove va, professore? Mi aspetti! Benvenuti, signori. Garçon, i bagagli. Porta macchina in garage. Subito, signore. Salve. Salve. Ancora lui? Maledetto imbecile! Questo chi è? Io non sapevo di avere uomo di scorta. Professore, permette Carlo Barazzetti, piacere. Garçon, la valigia. Contro la mala sorte e la calamità, bevi stravecchio, branca e tutto passerà. Ma me la trovo dappertutto. Ecco perché me lo sono dovuto portare dietro. Io non ti riconosci più, professore. Quando terzo incomodo si mette in mezzo, io non conosci altra soluzione. Uomo intruso, io ama o ammazza. Tu puoi ama? No? Allora ammazza. Che hai? Tuo cuore è diventato tenero con vecchiaia? Lo hanno visto in troppi e sarebbe stato difficile sbarazzarmi di cadavere. Ma forse... Hai detto che il colombiano è al Majestic? Mi è venuta un'idea. Che fai lì tutto solo? Vieni! Vieni qua con noi, ragazzo mio. Avvicinati. Posso? Certo. Non vorrei disturbare. Ma no, questo è un tipo in gamba, sai? È riuscito a pilotare l'aereo senza averlo mai fatto prima. È stato facilissimo come portare una 500. Aveva un solo motore, poi in cielo ancora non c'è traffico. Senti, tu vorresti tornare in Italia, ne fermo? Sì, signore, le sarei molto grato se mi anticipasse i soldi del viaggio. Anche in seconda. Sa la patria. E se io ti proponessi di restare qui con noi? Lei propone? Per fare che? L'agente segreto. Io? L'agente segreto? Certo, appena ti ho visto ho capito che avevi i numeri. E io l'ho sempre sentito dentro, sapevo che ero fatto per l'avventura. Ma allora lei è il capo degli agenti segreti, uno spione. Pardon, professore, mi faccia vedere le armi segrete, sia buono, su. E questa che cos'è? Penna! Figurati, penna! Penna! E questa invece che cos'è? Una radio, eh? Alfa 1 chiama Alfa 2, Alfa 1 chiama... Accendino! Accendino! E allora? Dov'è la macchina fotografica, eh? No, dov'è la microcamera, no, la microcamera? È fibbia! Sì, figurati se è una fibbia. Adesso facciamo una bella fotografia alla signora, eh? Signora, no. Guardi un po' qua, ma guardi un po' qua, sorrida per favore, guardi l'uccellino. Lei c'ha tutto vero, che razza di agente segreto è, scusi? Sono della vecchia scuola io. E lascia pantalona. Ma la sto aiutando. Lascia pantalona, ho detto! Lascia! Ma se lascio pantalona, lei resta in mutandona. Basta! Tu ammazza subito. Non si può. Ecco, tuo primo stipendio di agente segreto. Ah, dollari! Grazie. Senta, dal momento che sono stato assunto, se mi desse la calibro 12 mi sentirei meglio. Se c'è il silenziatore gradirei, se non c'è il silenziatore pazienza, sparo piano. Va bene, va bene. Piuttosto, ascolta. Dica, dica. Noi nel nostro mestiere dobbiamo essere molto prudenti, dobbiamo cambiare spesso identità. Io di solito lunedì sono Bencaré, diplomatico marocchino. Martedì Salvatore Lodugno, barone siciliano. Mercoledì Stephen Gold Popper, scienziato inglese. Giovedì Hurtado Charles Sidney, trombettiere congolese. Venerdì Tamapoko, benestante giapponese. Sabato, Trippa, Teopolo, magnate di petrolio. Magnifico, veramente anch'io conosco qualche trucchetto. Ha mai letto Spillane? Signora, anche lei una spiona? Taci tu. Ecco il tuo primo incarico. Vai al bureau e spedisci questo cablo, mi raccomando. Il mio primo incarico? Shh, discrezione. Sarò all'altezza della situazione. Discrezione. Tu come puoi fidare di Critino? Lo ammazza, prego. Lo lasceremo in questa stanza, così lo terremo in mezzo. Tu molto imprudenziale, tu messo al corrente di tutte le tue identità. Vecchie carte, non le uso da 20 anni. Molto, molto migliore, si ammazzi. No. Oiga, por favor, ¿a dónde puedo hacer un cablo? Abaixo, dopo la scala a sinistra. Grazie, Tent. Senta, signorina, dovrei spedire un cablo, ma mi raccomando, eh? Urgente, urgentissimo. Segretissimo, stia attenta. Ursula Martinelli. Che ragazza, che temperamento. Forse un po' troppo decisa, ma... Scusi, devo scrivere tutto questo? Eh? Oh, no, no, non è il caso, riprendiamo. Ursula Martinelli, presso Battilocchi, San Michele, 77, Ventimiglia. Vostra merce trovasi Hotel Capsassal, stop. Venite subito a ritirarla. Compreso mentecatto. Mente che? Mentecatto, catto con la C come controspionaggio. Shhh. Nessuno si è accorto di te. Tu... Io sono sempre di mio parere, cretino troppo pericoloso. Io non posso amo, io ammazzo. Ci penserà Ursula, toglierò di mezzo. Per ora ci fa comodo. Ah. Oh! Io non resisto, non sopporta cretino, mi tuffo. Professore! Professore! Oh, che bel costumino, professore! Si è fatto il monopezzo! Non scherzare, ti esporrò brevemente mio piano d'azione. Ah sì, c'è un piano? Crede sia il caso di parlare qui con tutta questa gente? Non ti preoccupa. E chi si preoccupa? Questa è la foto del colombiano che con il giuro e l'arabo sono miei mortali nemici. I nemici dei miei amici sono miei nemici. Assicuriamoci che nessuno ci guardi. Vede qualche cosa di interessante? Beh, insomma... Qualche movimento sospetto? No. Di sospetto non direi, anzi. Ah, momento. No, no, come movimento tutto a posto. Tieni. Mettiti bene in testa la fisionomia di quest'uomo. Stasera dovrai sorvegliare le sue mosse. E dove scappa? Sicuramente lo troverai alla Cuevas. Il colombiano se la fa con una ballerina di flamenco. Hai capito? Non devi perderlo di vista un istante. E se dovesse lasciare il locale, telefonami subito, ma attento a non dare nell'occhio. Vedi questo anello? Eh? Vedi questo anello? Ah, non è da lei, professore, è una brutta imitazione. Questo anello scotta. Ah sì, e perché non lo togli? Infatti lo orderai tu. Io? Ma se scotta perché lo vuol dare a me, che sono scemo, eh? Lo scotta al mio dito, ragazzo. Ah. Stanotte dovrei concludere un affare, ma non voglio portarlo con me. Sarebbe ingenuo e pericoloso. Giustissimo. Lo affido a te, che non sei conosciuto nell'ambiente. Tieni. Che fai? Dove l'ho messo? Di questa notte non dovessi essere rientrato, parti per Londra e consegnalo a quell'indirizzo. Imparalo a memoria e distruggilo, intesi? Tu vides in pericolo, amico. Cosa? La tua vita è in pericolo e il colombiano sa che usted trabaja con il professor. Trabajo? Si è già sparsa la voce? Nel nostro ambiente le notizie volano. E il colombiano ha avuto tua fotografia. Devi salir pronto. Chi parla? Salir pronto, andare via subito. Sì, va bene, ho capito, ma dico chi parla, le chiesi, presenti. Mi permette? Carlo Barazzetti, piacere. Devi andare via subito. E non posso, devo sorvegliare il colombiano. Perché? Il professore ha un appuntamento importante. Vuoi sapere troppe cose, Pupa? Posso fidarmi di te? Te ho avvisato del pericolo, amico. Perché lo avrei fatto allora? Perché l'hai fatto? Perché sto da tua parte. Non dici bugie? Palabra di onore. Oh. Mi dicevi che il professor tiene un appuntamento molto importante. Alla vecchia torre. Ah. Io devo tenere d'occhio il colombiano e il chorro anche a costo di mia vita. Tienes mucho valor. Non temo nada de nada. Oh, sì. E ora, chico, ponete esto. Es un traje de baile. Trache di che? Il costume da ballo, así il colombiano non ti riconoscerà. Ma non mi starà un po' stretto? Vamos, enseguida! Il palco es mejor para sorvegliare le loro mosse. Ole, ole! te miran y si no bailas se acuerdan de tu travestimiento. Sí. Decidi a parlare? È inutile, l'anello è al sicuro. Tu puoi distruggere noi con botte, ma noi non parla. Noi duri come te. Io ammiro te. Potrei anche ama. Che ne dici, Ciorro? Nessuno dei due parlerà, sono della vecchia guardia. Io sarei del parere di provare con quel loro tirapiedi. Non perdiamo tempo allora, muoviamoci prima che sospetti qualcosa. Organizzerò un po' di chiasso nel caso facesse resistenza. In acqua! La corrente li porterà all'acqua! Ma come faccio? Aiuto! Contro la mala sorte e la calamità, bevi stravecchio, branca e tutto passerà. Eccola là, mi porta una scarogna questa. Ai. Succede? Guarda questi. Oh, a quest'ora fate i buchi. Ma che lavorate pure di notte? Non ce l'avete i sindacati? Eh? Io devo recuperare. E se non dormo che recupero? Questa è che? Candele? Cera. Adesso... adesso li frego io. Oh! Guarda come dorme. Voleva godersi il malloppo, eh? Il furbacchione si credeva al sicuro. Meno male che il professore ci ha telegrafato. Muoviti o perderemo la pazienza. Svegliati, presto! Non fare il tonto, sei in trappola ormai. Ci sono viste. Il professore ha preso le sue precauzioni. Stavo immaginando. Andiamocene, sono in troppi. Non sparano più. Calma, potrebbe essere un trucco. Andiamo a vedere. Andiamo. Non sei morto. Non mi toccare, che cerchi? L'anello addosso non ce l'hai, ma io so che il professore l'ha dato. Che c'è? Che succede? Dove l'hai messo? Chi siete? Che volete? Eh? Ma che dici? Non ti sento, che vuoi? Ma... ah, sei sordomuto. Aspetta, eh. Io non c'entro, io sono... Aspetta. Eh? Mm? Ah. Ah, ecco, mi ero messo i tappetini di cera perché non mi facevano dormire. Io avevo sonno, mi sentivo molto male, facevano un baccano d'inferno. E adesso che ci senti vogliamo fare 4 chiacchiere. Come no, permette? Carlo Barazzetti, piacere. Dove hai messo l'anello? Dove hai messo l'anello? Lo vogliamo sapere noi. Lo vogliono sapere loro. Lo vogliamo sapere anche sì. Noi. Allora lo volete sapere tutti. Non fare lo spiritoso. Pietà, pietà. Il contatore. Il contatore. Non funziona, non funziona. No, non funziona, lo giuro. La ingoia. No! Il contatore localizza solo i metalli. Sì, sì, è vero, io sono abituato a prendere le vitamine. Contengono ferro. Volevate fare i furbi, ma il trucco è vecchio. Ah, sì? Lo usano i trafficanti doppio. Non sapevo. Fanno inghiottire ai cammelli le capsule con la droga. Poi, passata la frontiera, li squartano. Proprio come faremo con te. Ti porteremo all'isola di Arenis, dove t'apriremo lo stomaco e ci prenderemo l'anello. Ma che mi avete preso per un cammello? Vai via con questo coltellaccio tu, vai via! Voglio un chirurgo, voglio un chirurgo! Dai. Giusto, ti porteremo da uno specialista e sarà un'operazione in piena regola. Benissimo, io intanto vado a pagare il conto. No? Tu resti con noi. Ma allora menate! Sì! Ah, volevi il chirurgo? Eccolo il chirurgo. Dai, su, non fare storie. Adesso ti farà una bella operazione. E questo chi è? Chi sei? Che dice? Non lo capisco. Non ti preoccupare, è un mago del bistro. Ma non mi avete fatto nemmeno le lastre. Che sei arrabbiato? No, no, io non mi fido. Voglio il mio medico, voglio il mio medico. Che dice? Che vuole? Gli trema pure la mano. Non preoccuparti, con mezza bottiglia di cognac gli diventa fermissimo. Ah, sì? Sì. Cognac! Allora bevi, bevi. È un critico molto sensibile. Salute. Dopo le operazioni manda sempre i fiori. Portalo via. Andiamo, non perdiamo tempo. Su, avanti. Muoviti, presto. Ma cosa c'è? Vieni, stupido! Un momento, la pantofola! Ma che pantofola? Aspetta, cretino, avanti! Dov'è la valigia? Bisogna recuperarla subito! È rimasta in albergo, il professore l'aveva chiusa nell'armadio. Presto, prima che ci raggiungano. Sbrigatevi. Andiamo. Io non posso muovermi, dove corri? Sono sotto operazione. Su, vieni. Dobbiamo andare al porto. Senti, io ne ho abbastanza, me ne vado, me ne voglio tornare a casa. Non fare storie. Hai pollo, il pollo freddo, il pollo. Ah, fuori uno! La pantofola! Sta buona, buona! Cavasi ua, voli e via, galini meghi, api prodi ua, spaccavasi ua. Dove sei? Fuori uno. La pantofola. Maledetto, vieni qui, maledetto! Ursula! Sono qui! Ursula! Ma dove vai? Non mi fare correre, Ursula! Andiamo, ma dove ne rifacciamo? È un'ora che ti stiamo cercando! Andiamo, su! Sbrigati! Mi puntava da tutti i lati, uno col barbone, maledetto, mi voleva ammazzare, mi voleva acchiappare, ma io resistevo. Fai presto! Eccomi, eccomi! Ti vuoi muovere? Vengo! Eccolo là! Arrivano! Non mi lasciate a terra! Inseguiamoli, svelti! Non lasciamoci distanziare! Tieniti forte! Vai più in fretta! città! Facile ripescare i cadaveri. Devi avvicinarti, cerchiamo di tagliare la corda. Siamo al massimo! Il barbone! Ammazza il barbone! Mi fanno male le braccia! Portati sotto, ora lo aggancio io con questo arpione! Ti prenderò! Oh! La mutanda! Vai via! Ci sei! Ah! Aiuto! No! E tre! Ursula! Non c'è più nessuno, fammi salire! Non ce la faccio più! Fermati! Non ce la faccio più! Ce l'abbiamo fatta! Tiralo su! Ferma! È caduto in acqua! Ferma! Daremo i soldi alla vedova! Alla vedova! Ma guarda! Ma tu sei proprio fissata con le vedove! Guarda questa! Mamma mia! Ma chi sei? Una delle SS? Eh? Ora dobbiamo filare! Prima che arrivi la guardia costiera! Ursula, ti devo fare una confessione. La valigia? Ma no, che valigia, pensi sempre a quello, ai soldi. Ti ho sognata. Eh? Ti ho sognata! E va bene! E fammi finire, aspetta. Eh? E fammi finire! Oh. Mica è stato un sogno normale. Hai capito? Non ho capito. E non voglio capire. Stavamo insieme, soli, come quando sei venuta a casa mia. Ti ricordi? Che ti prego. Ursula, rimembri ancora il tempo di tua vita mortale? Oh, ti prego. Ma siamo soli, io e te, in mezzo all'oceano. È il Mediterraneo. Che ti frega? Oh, pazzo. Aiuto! 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 Ah, ci hanno visti! Siamo salvi! Ma è il professore! Ehi! Professore! Ah, ah, professore! È proprio lui! Professore! Tutto ok! Tutto bene! Sì! Professore! Quanto è bello! Ursula! Carlo! Oh, è il cielo che li manda! L'anello! Dove hai messo l'anello? Prego, non guardatemi a faccia! È una settimana che non mi trucco! Professore, non si preoccupi, vi lancio una corda e vi rimorchieremo! Stia tranquillo, ci pensa Ursula! Ossequi, signora! Che ne è del mio anello? L'anello? Ce l'ho con me, anzi, dentro di me! Margot, prendi la corda! Cosa? Non ho capito bene! L'ho mandato giù, Gloop! E vai in mare aperto! Attento! Può finire nausea! Non si preoccupi, non soffro! Poi oggi il mare è tranquillo! A chiamare, signorina, che cosa desidera? Volevo notizie di Carlo Barazzetti. Vorrei sapere anch'io dove si trova quel giovanotto ed anche quei due che erano con lui. Sono andati via dopo aver ridotto la dépendance in pezzi. Ma non ha lasciato niente di suo, il giovanotto? Solo quelle valigie. E se non ritorna per risarcire i danni, sarò costretto a sequestrarle. Spiacente di non poterle essere utile. Signorina. Il bagaglio al 712. Andiamo, salite! Non aspettiamo, Ursula. Ursula è donna in gamba, lei si cava bene da sola. Allora andate pure, io aspetto lei. Tu forse innamorata di lei? Attento, Tovarici, amore pericoloso per noi di servizio segreto. Do le dimissioni. No, troppo tardi, ragazzo, e adesso dobbiamo occuparci dell'anello. Nessuno si muova! Ursula, io ho dato le dimissioni per restare con te, chiedilo se vuoi. Il ragazzo resta con me. Non è possibile, Ursula. Fino a quando tiene anello in stomaco non ti possiamo lasciare lui. A me l'anello non interessa, voglio la mia valigia. Cerca di ragionare, Ursula. Non può tornare all'albergo dopo quello che è successo. È vero. Ci sono altre entrate oltre a quella principale. Anche questo è vero. Ah, mi sta venendo giramento. Si figuri a me. Professore, vista la situazione e le circostanze, Ursula mi ama o non mi ama? E che ne so io? Non c'è mica una margherita. Piuttosto sta attento dove metti i piedi. Guarda che mi tocca fare per starti appresso. Ah, mamma mia! Lascia! Ma che mi fa cadere? Andiamo! Dove? Dai! Il braccio! Lascia! Che fanno? Oddio, un fantasma! È un sonnambulo! Corra, professore, corra dentro! Corra, tu! Solo un momento, andiamo via subito. Andate via. Se arriva Umbo ci ammazza tutti. Sì, signora. È gelosissimo. Sì, signora, scusi, noi siamo solo di passaggio. Oh, è quella del brandy. Ciao, Humboldt, come stai? Chi c'era qui con te, Pussy? Ho sentito un rumore. Nessuno, ti giuro. Nessuno? No. Ti assicuro che non c'è nessuno. Eppure ho sentito una voce. Non ti fidi più della tua Pussy. È molto difficile. Avanti, non abbia paura. Molto difficile, compancia. Professore, non abbia paura. È facile dire. Adesso vedo io. Sì. Ecco, così. Questo è stato facile. Dobbiamo trovare il ripostiglio. Ursula dice che è questo. Vai dentro! Sì. Che dice? Entro? Certo, entra! Professore, se c'è qualcuno... Vai a prendere la valigia! Ma non ci può andare lei. No, vai tu, Ursula e la tua donna. Vai! Presto! No, attento con pietra! Andiamo! Muoviti, muoviti! Vorrei vedere lei! Sbrigati! Vai, presto! Allora! Eccola! Bravo! Andiamo! Bisogna scendere! Presto! Presto! Adesso... Vai. Passo avanti io! Sì! Non si muova, professore! Non muova il sederone, fermo, eh! Sì. Non si muova! Sì. Non si muova, professore, fermo! Di nuovo il fantasma! Oh, sonnambulo! Fantasma sonnambulo, sempre paura mi fa. Oh, ancora voi! Stia buona, io bevo tutto quello che vuole lei, tutto quello che vuole lei. Io bevo tutto. Bevo sempre. Oh sì! Ho pensato una bella cosa. Ah sì? Finito questo lavoro, tenteremo la via del teatro. Sei contenta? Senti, me lo fai un favore? Vai a comprarmi un giornale. Ma perché vuoi leggere? Beh, così sai, se non leggo non mi viene sonno. No. Per me la lettura è come un tranquillante. Ma sono io il tuo tranquillante, dammi un bacio, pussettina mia. Ti prego, Umbi, sono stanca. Un bacettino al tuo umboltino prima del riposino. Uno solo però, eh? Adesso dormi. Non ho più sonno. Andiamo, presto! Tieni! La valigia! Professore, questo insiste. Io adesso lo sveglio. No, per carità! No, io lo sveglio. No. Adesso cerchiamo di scendere dalla veranda. La veranda? Dobbiamo fare qualcosa. Io ho un'idea. Vieni. Tira! Attaccatevi in tempo. Niente di rotto. No, no, figurati, è stato uno scherzo. Eri in pena per me, Ursula? A dire il vero, sì. A dire il vero pure io. Tu non puoi venire con noi, Ursula. Quella valigia piena di dollari scotta. Al professore gli scotta sempre tutto. A me basta arrivare alla frontiera. Sì, arriveremo, frontiera. Buonasera. Buonasera. Che succede? Niente, una deviazione, signor. La strada è sbarrata. Cinema. Ah, cinema. Sì, signor. Via Brebeck! Azione, Pussi! Contro la mala sorte e la calamità, bevi stravecchio, branca e tutto passerà. Ah, mamma mia, ancora questa. Avanti, prego. Attenzione. Dietro. Quei pazzi bruciano dollari feri. Cinematografari. I nostri sono falsi. Abbiamo sbagliato valigia. È stato inutile. Siamo tutti rovinati. No, tu sei rovinata. In gioco c'è chi vince e c'è chi perde. Io ho sempre l'anello, vero Carlo? Certo, professore. Due dita. Scorzetta. Schizzetto. Bacetto. Professore. Ebbene, dottore. Niente, ancora niente. Possibile. Dalle radiografie sembrerebbe che l'anello si sia arrestato in una delle numerose anse dell'apparato digerente. Conosco gente che ha tenuto dentro di sé degli oggetti per anni. Ma cosa si può fare? Pazientare, null'altro che pazientare. Ogni cosa deve avere il suo corso. Mai, mai nessuno si è accorto di te. Tu stai sciupando il tuo tempo così. Ma quando il giorno tutto giusto verrà, vedrai le cose intorno diventare. Mai rinunciare a volere di più, anche se il mondo ben poco ti dà, ma quando il giorno tutto giusto verrà. Corto di